Restano bloccati a Malta per il momento i 70 turisti italiani, tutti minorenni, trattenuti dopo che 21 di loro sono risultati positivi al Covid. Per fronteggiare un nuovo aumento esponenziale di contagi, La Valletta ha deciso di chiudere dal prossimo mercoledì le frontiere ai turisti non vaccinati. Un andamento peggiore lo si registra in Catalogna, dove nell'ultima settimana le infezioni sono quintuplicate. L'indice RT è ormai di 3,3, vale a dire che i contagi triplicano ogni giorno e dunque entra in vigore un nuovo stop alla vita notturna, oltre all'obbligo di indossare nuovamente le mascherine anche all'aperto. E i locali notturni tornano invece a riaprire i battenti in Francia dopo uno stop che durava ormai in maniera quasi ininterrotta da un anno e mezzo. Un soulagement, c'est pour È ça un qu'on n'a pas sollievo, hésité ecco perché non très abbiamo longtemps, esitato molto dopo surtout l'annuncio del l'annonce du 21 presidente e del governo nel 21 giugno. Siamo stati chiusi per un anno e mezzo e questo è un locale che non è stato nemmeno in grado di festeggiare il suo primo anniversario. Ma tutti i paesi a questo punto sono preparati a una nuova ondata di infezioni che appare ormai inevitabile. Secondo un recente studio inglese, gli assembramenti legati ai campionati europei di calcio dentro e fuori dagli stadi potrebbero aver accelerato notevolmente la progressione dei contagi.